Che senso ha il mio respiro? Che senso ha il mio mettere giù il piede dal letto la mattina? Che senso ha ritornare nel letto alla sera? Gli dico sempre, contatevi i giorni di astinenza tutti i giorni, perché questo vi permetterà di dire oggi è un altro giorno, che mi porto a casa, un altro passo che ho fatto, ma che cosa mi porto a casa? Me lo voglio riportare a casa ancora domani, oppure dire no, questo non me lo voglio portare a casa ancora domani. Quindi la possibilità di vedere che stare senza le sostanze non è mica frufru tra l'allero tra le, perché io dico sempre non siamo nel paese dei balocchi, il paese dei balocchi era prima, adesso siamo nella vita e nella vita c'è il piacere, c'è la sofferenza, c'è il dolore, c'è la gioia, c'è la fatica, c'è qualsiasi cosa. Se riuscite a innamorarvi di questa fatica vi permetterà di fare l'allenamento, no? E vivere la fatica di quell'allenamento come possibilità di arrivare ad un obiettivo, come fa l'alpinista, perché se non fate questa cosa sentirete solo la pesantezza, non il piacere di aver fatto una fatica. Io sono arrivato qui allo Crema come psichiatra e provenivo con delle esperienze. La chiusura dell'individuo nei vecchi ospedali psichiatrici, purtroppo ho un'età che mi riporta a quegli anni, e le prime esperienze che il Comune di Milano aveva chiesto alla psichiatria di occuparsi delle tossicodipendenze. E in quegli anni, parlo dei tardi anni 70, non c'erano dei servizi specifici, però si avvertiva il bisogno di incominciare ad occuparsi di questo nuovo disagio giovanile. E quindi nella città di Milano si erano fatte delle esperienze pilota. Mi ricordo che mi avevano affidato un quartiere non proprio dei più tranquilli, che era Quarto Giano. Ecco, e quindi io ho un buon ricordo, perché nonostante fosse un quartiere piuttosto complicato, mi ha permesso di conoscere da vicino dove poteva nascere il bisogno di una sostanza come soddisfacimento a dei disagi, e quale potesse essere la strada da percorrere per ridare un'autonomia a chi l'aveva perduto. L'avvento di un modello che non ho mai condiviso, non condivido e credo che non condividerò mai, di offrire a questo tipo di disagio un farmaco sostitutivo, mi ha indotto a ritornare nell'ambito psichiatrico, e ho avuto la fortuna in questo di arrivare a Crema, che mi ha offerto innanzitutto la possibilità di costruirmi come medico psichiatra, ma mi ha offerto anche la possibilità di riprendere e ricredere in un progetto che aveva subito a Milano una delusione, quello di vederla far morire perché c'era stato in quegli anni l'avvento del metadone. Perché? C'erano molti alcolisti che ricercavano una risposta, un bisogno al centro psicosociale, e il centro psicosociale sì, certamente cercava di dare delle risposte come era usuale dare, ma con pochi o con scarsi risultati. In quell'epoca si curavano soprattutto tossicodipendenti da eroina, perché l'eroina aveva il sopravvento, era la droga principale, gli utenti erano particolarmente individuabili, erano persone che ben abbastanza emarginate, ben evidenti, che venivano curate a SERT. Si curavano sia col metadone, ma soprattutto c'era l'obiettivo di raggiungere situazioni di libertà sia dalle terapie sostitutive sia dalle droghe, per cui si puntava molto sull'astinenza, quindi si facevano molti ricoveri ospedalieri per dissociazione, e si inviava in comunità
i risultati non erano molto brillanti, perché le disintossicazioni purtroppo risolvevano il problema di dipendenza fisica, ma non riequilibravano le situazioni per cui le persone ricadevano continuamente. Rimaneva la dipendenza mentale. Rimaneva la dipendenza psicologica, chiamiamola così, per cui continuavano a ricadere e quindi era un continuo rincorrersi. Il discorso preventivo in generale è in capo alle ATS, cioè noi siamo strutturati ATS, per cui è in capo a loro, che poi loro comunque si avvalgono di noi, nel senso che noi abbiamo un operatore, un educatore che fa il grosso della sua attività tipo preventivo. Io che provenivo dalle dipendenze a Milano, mi sono detto, ma perché allora quello che avevo in mente, aiutato anche dalla possibilità di un incontro molto importante che è stato con il professor Udolin, che si occupava in quegli anni nella ex Jugoslavia di dipendenze alcoliche, e quindi aveva in mente tutto un suo progetto con il quale avevo avuto modo di confrontarmi, ha detto, ma perché non iniziamo ad occuparci in maniera diversa qua? E ciò che ha caratterizzato un po' tutto l'inizio, ma poi ha aiutato il perfezionamento di questo percorso è, noi parliamo di una dipendenza, quindi di una situazione in cui l'uomo spesso, se non sempre, è incapace di poter dare risposta autonoma, libera, a quelli che sono i suoi desideri, a quelli che sono i suoi bisogni, a quelli che sono i suoi impulsi, a quelli che sono i suoi sentimenti, e cerca di trovare in una sostanza la risposta a questo grosso deficit che lui ha, questa invalidità. Aiutiamo l'uomo a riappropriarsi dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, delle sue fantasie, e riportiamolo a diventare il regista della sua vita. Questo è stato un po' il pensiero dominante, anche se impreciso, e su questo abbiamo, perché non ho mai fatto niente da solo, cosa che questo l'ho imparato da piccolo, i miei genitori hanno imparato che soltanto i piccolini pensano di fare tutto da solo. Gli uomini grandi sanno, adulti inteso, che da soli non fanno niente, ma se riescono a trovare dei buoni collaboratori e chiedono l'aiuto degli altri possono fare grandi imprese. Quindi non da solo, insieme a chi ha voluto credere un po' a questo progetto, che all'inizio poteva anche essere un sogno, ci siamo messi ad ipotizzare un intervento diverso. Abbiamo utilizzato quello che sapevamo e che avevamo dalla nostra pratica, abbiamo utilizzato un ambiente nuovo che era l'ospedale vecchio di Rivolta d'Adda, e abbiamo voluto anche un luogo che aveva bisogno di una ricostruzione. Non abbiamo voluto subito qualche cosa di già fatto. Se dobbiamo costruirci un'autonomia, dobbiamo costruircela su tutto. E l'ambiente che vedete adesso, che adesso può sembrare bello, era un ambiente, diciamo, in disuso, ma non veniva utilizzato, proprio abbandonato a sé, non aveva certo queste pareti, questi colori. Utilizziamolo, perché se dobbiamo rinascere noi, dobbiamo rinascere insieme a noi, dobbiamo far rinascere un po' tutto il contesto. Possibilità di un incontro con delle persone che ti cercano, che hanno bisogno di essere aiutati a ritrovare il bandolo della matassa, fondamentalmente, nel senso che la matassa loro ce l'hanno in mano, ma non riescono più a capire che cosa ci devono fare con quella matassa, è come se avessero perso il senso di quella cosa che abbiamo tutti, che è la vita, ma loro non riescono più a cogliere come utilizzarla, perché sono al mondo,
E quello che ci chiedono fondamentalmente è proprio ritrovare un senso al respirare e a fare in modo che diventi qualcosa in più che respirare. Quindi spesso hanno proprio bisogno di essere aiutati, ma attraverso la quotidianità, perché poi noi quello che facciamo è quello, nel nostro reparto, soprattutto come educatori, come infermieri, quello che cerchiamo di fare è proprio utilizzare la quotidianità, che può essere preparare il primo piatto la sera, piuttosto che lavarsi i vestiti, stendersi, ritirarli per tutto il gruppo, attraverso quello scadenzare una giornata e all'interno della giornata, in queste scadenze, aiutarli a vedere che preparare da mangiare non è solo preparare da mangiare, che lavarsi i vestiti non è solo lavarsi i vestiti, ma che lavarsi i vestiti è prepararsi per l'incontro con te allo specchio la mattina e prepararsi con l'incontro con te e con le altre persone che troverai e permettere, perché sei pulito, agli altri di avvicinarsi a te e fare delle cose con te. Preparare da mangiare non è soltanto mettere la minestra calda la sera nel piatto, ma è proprio curare il cibo per quelli che insieme a te lo mangeranno poi dopo, quando saremo a cena. Ieri sera, per esempio, io ero ancora lì, stavo scrivendo le mie consegne, sono arrivata e mi hanno detto: ho preparato il minestrone, vuoi assaggiare? Ma non era vuoi assaggiare, ma è assaggia la cosa che io ho preparato, e l'ho preparata anche per te. E questo ci permette di vedere che siamo già un pelino su una strada diversa, nel senso che non è più l'altro lo uso perché mi serve per delle mie necessità, dei miei bisogni, ma lo uso perché esiste in quanto persona che ha anche lui dei suoi bisogni. Siccome uno degli aspetti che poi è diventato preponderante adesso attualmente, particolarmente con i giovani, era nel far ritornare un rapporto molto bello tra la persona e ciò che prova, con le proprie emozioni, con i propri sentimenti, e questo è un lavoro che doveva essere fatto assolutamente insieme con l'operatore, cioè nel dire che io posso darti una mano e a riappropriarti di tutto il tuo patrimonio emotivo e di tutta la tua capacità anche relazionale, se incomincio a farti vedere qual è il mio. Qual è il mio patrimonio? Quindi se dobbiamo gioire insieme, gioiamo, se dobbiamo soffrire, soffriamo, se dobbiamo arrabbiarci, ci arrabbiamo, ma fino in fondo, dimostrando che però vivere intensamente le proprie emozioni non solo non distruggeva nessuna relazione, ma la consolidava. Questo è stato un po' il lavoro che era questo che facevamo in gruppo. Questo è valido anche per tutte le dipendenze. Una frase che io ripeto spesso e volentieri è che se un alcolista, se un cocainomane, se un giocatore desidera diventare un alcolista astinente, un cocainomane astinente, un giocatore astinente, ha bisogno di sostituire l'alcol, la cocaina o la macchinetta o il gratta e vinci con la persona umana. Non esiste nessun farmaco che potrà togliere o potrà dare una risposta esaustiva ad una dipendenza, assolutamente no. Rimarrà il desiderio per sempre di questa dipendenza, di questa sostanza, di questo atteggiamento. Quello che è importante è che questo desiderio non si accompagni più ad un bisogno. Il bisogno che ti soddisfaceva prima la sostanza, adesso te lo deve fare, deve essere la persona. Dei bisogni più diversi, quindi devi imparare a bere la persona, devi imparare, non è bello dirlo, a sniffare la persona, devi imparare ad utilizzare come utilizzavi in Gratta e Vinci la persona. Se riuscirai a fare questo, il problema è risolto, perché il desiderio che rimarrà lo potrai superare. Conosciamo la situazione, vediamo un po' se siamo in grado di rispondere alle richieste che ci vengono fatte, dopodiché ipotizziamo un lavoro insieme che può iniziare con, e spesso inizia, con un primo step che è
percorrere un mese, 4 settimane, qualche giorno in più, qualche giorno in meno, non fa la differenza, di residenzialità in questo reparto. E cosa succede in questo reparto? Fondamentalmente quello che a noi interessa è fornire per un mese, mettiamo 30 giorni, un modello di vita quotidiana senza sostanze. Quello che viene fatto qui è quello che normalmente viene fatto in qualsiasi casa, in qualsiasi contesto familiare. Nel senso che se sono a casa devo occuparmi di dove abito, per cui si inizia con il fatto che il letto te lo rifai tu, la pulizia della camera te la fai tu. Non è possibile sempre, ma spesso il cibo te lo cucini tu. E sei responsabile del contesto in cui vivi, cioè se ti devi occupare della casa dove abiti, ecco qui, immagina di essere in questo mese, abiti qui e quindi vedi un po' come sei capace di occuparti di casa tua, ovviamente come ti occupi anche di te stesso, siccome questo chi è ospite per questo mese nel reparto non rimane in pigiama ad aspettare chissà quale giro, no, il pigiama lo togli al mattino perché ti devi vestire e poi esci perché dovrai fare la spesa o perché devi andare al bar ed imparare a stare al bar in un modo diverso da come eri e entrare in un luogo dove ci sono le macchinette da gioco ed avere il rapporto e l'incontro con le macchinette da gioco sapendo rinunciare ad un richiamo molto forte, e questo lo facciamo da subito, non è che aspettiamo 4-5 giorni, questo da subito. Una delle prime cose è devi curare l'ambiente, ma devi curare te stesso. Ci sono 3 volte alla settimana, il mattino, degli incontri che durano 1 ora e mezza tra tutti gli ospiti e i familiari, incontri che si chiamano multifamiliari, dove si ha la possibilità veramente anche qui di dialogare, di guardare, di confrontarsi con le varie problematiche, poter esprimere e poter sentirsi libere di esprimere cose che siano dentro senza nessuna censura, ovviamente con la presenza solitamente mia, ma di un po' di tutti gli operatori che hanno la funzione anche di guidare e di gestire, di aiutare le persone a parlarsi. È quello che intendevo anche a livello familiare, non soltanto a livello individuale, a ricollegarsi con le proprie emozioni. Non credo che non sia mai facile parlare di noi, e non è mai facile parlare di noi con altri, però saperlo fare credo che possa fare la differenza di come noi viviamo poi la nostra giornata. E dopo il gruppo di psicoterapia, certamente un'ora di svago dove uno sceglie di fare quello che diciamo è un momento libero di libertà, segue un successivo gruppo che può essere o condotto un'attività espressiva, condotto, e come attività espressiva ci possono essere più diverse, condotto da un educatore 3 volte alla settimana, oppure nei giorni in cui non c'è il gruppo di espressività libera, ci sta il gruppo di educazione sanitaria. Credo che anche la conoscenza di ciò che può portare a livello fisico, a livello relazionale, l'utilizzo di una sostanza piuttosto che di un'altra possa essere un patrimonio di conoscenza utile per effettuare delle scelte. Si arriva alla sera e qualcuno ha il compito di preparare, la sera tendenzialmente sono gli ospiti che cucinano, e si arriva alla fine serata, che alla fine serata è piacevole, chi vuole leggere, chi vuole guardare la televisione, chi vuole giocare a ping pong, chi vuole, quello è lasciato un po' di libertà. Ecco, ho escluso il mercoledì perché il mercoledì viene dedicata alla visione di un film. Abbiamo una discreta cineteca, e che la scelta del film è sempre coerente con quello che a livello multifamiliare delle situazioni che vengono trattate che sono in quel momento attive e presenti nel gruppo. Abbiamo una cineteca abbastanza fornita che ci permette quasi sempre, non dire sempre, di individuare un titolo piuttosto che un altro che possa aiutare successivamente ancora ad approfondire delle cose che si sono viste nell'incontro multifamiliare. Al termine della visione del film c'è un gruppo
e allora ognuno può esprimere ciò che ha provato in questa visione, e quindi ci possono essere delle identificazioni, dei riconoscimenti estremamente importanti. Certo. E queste espressioni, queste attività espressive sono le più diverse. Traggono molto spunto da attività, da elementi del teatro. Sì. Il teatro abbiamo sempre, lo abbiamo utilizzato, lo vediamo nel cinema, il gioco delle maschere è importantissimo, il gioco dei mimi è importantissimo, le esperienze sensoriali sono importantissime, quindi sono le più diverse. Credo che un nostro ospite che ha la possibilità di stare presso di noi un mese non ripeta mai una volta una di queste momenti di espressione, di attività espressiva. Utilizziamo il colore, la pittura, il gioco, giochiamo tantissimo, e questo vediamo, è proprio gioco, anche utilizzando le memorie d'infanzia. Questo anche per dare un aiuto a chi ha fatto del gioco un momento di distruzione, e proprio per ricordare invece che il gioco è un elemento importante della vita, e se riuscissimo a giocare almeno mezz'ora al giorno tutti quanti, come la nostra giornata aumenterebbe di livello. Noi utilizziamo le 4 settimane, un mese, perché esprime così, non grossolanamente, così genericamente, un po' il tempo di questa prima fase. Poi se sono 32 giorni invece di 27, o anche qualcosa di più, cosa intendo dire? Questo lo si vede sulla singola persona. La prima cosa, il primo atto di ogni persona che entra, inizia un percorso, è riempire un foglio che noi somministriamo, in cui chiediamo di scrivere quali obiettivi desidererebbe raggiungere nel tempo che viene qui. È un mese. Cosa ti piacerebbe raggiungere? Ci si confronta, ovviamente. Se alla fine questi obiettivi con l'operatore di riferimento li si valuta obiettivi assolutamente raggiungibili, questo, diciamo, è il tempo indicherà il tempo di permanenza qua. In questo mese, uno degli obiettivi, l'unico che non può esaurirsi in questo mese, è individuare come deve proseguire in un modo coerente e armonico quello che abbiamo iniziato qua. Tutte le persone che iniziano in questo mese sanno che non risolveranno niente in questo mese, ma che metteranno delle basi per fare cose estremamente necessarie dopo. Quello di cui ci preoccupiamo è che nessuna persona qui esca senza sapere che la prima fase, terminata qui in questo mese, proseguirà in questo modo nella seconda fase. La condizione sine qua non perché un ragazzo possa entrare in appartamento è che tu ti debba guadagnare il cibo che mangi, cioè devi avere un lavoro. Se non hai un lavoro, assolutamente non ti possiamo mantenere. Sono 3 anni e mezzo, che sono quasi 4 anni che sto in piedi. Diciamo che da quando sono entrato a Rivolta non avevo proprio quasi più speranza, mi sentivo ormai perso, non riuscivo, erano 10 anni che frequentavo il Ser di Crema, quindi assumevo metadone, ero proprio al limite. E il dottore mi ha preso con sé, diciamo, mi ha accompagnato, mi ha fatto vedere veramente che c'era altro, mi ha permesso di fare gli appartamenti qua a Rivolta, che non è una comunità, però ti permette di vivere con altra gente che condivide con te le tue stesse esperienze passate e che fa fatica tutti i giorni, fatica nel senso che quando c'è qualcosa ne parli, lo racconti, cerchi di non stare più zitto e tenerti le cose dentro. In più lavori, fai le cose tutti i giorni, ti cerchi un lavoro, se non hai un lavoro vai al lavoro tutte le mattine, stai attento a quello che spendi, quindi ti ricrei quelle cose che prima non avevi mai fatto, quindi ho imparato di nuovo a camminare, diciamo, in un senso. E tutto questo grazie veramente a un posto unico che è Rivolta Narva. Io non ho mai visto una cosa del genere. Rivolta non si può dire che sia una comunità, è proprio un modo di vivere, diciamo. E poi
il mantenimento degli amici è fondamentale. Noi ci frequentiamo, abbiamo dei gruppi assieme, andiamo a fare come questo, altri eventi, andiamo su in montagna, non so, a raccogliere le casta, ci troviamo spessissimo, è fondamentale perché se te ritorni indietro, magari, che ne so, esci dall'appartamento e non frequenti più le stesse persone, alla fine ti perdi ancora. E noi cerchiamo, noi ragazzi che abbiamo finito questa esperienza di appartamenti, di magari trovarci, andare a mangiare una pizza, oppure facciamo mille esperienze. Sì. Quindi nell'esperienza degli appartamenti da quando stai vivendo? Io l'ho finita ad aprile, ho fatto un anno e mezzo in appartamento e adesso ho una casa qua rivolta con la mia ragazza e facciamo... Viviamo. Il mio uso della sostanza mi portava semplicemente all'isolamento. Io parlo per me, quando avevo questo problema con la sostanza non ascoltavo nessuno. Non riuscivo a sentirmi e non riuscivo a sentire gli altri. Mi rendo conto anche oggi che avendo magari lasciato delle persone fuori con dei dolori, perché comunque chi ti sta vicino soffre. E quando tu fai uso, o chi ha problemi di gioco, o chi ha altre cose, non guarda gli altri, cioè non riesci proprio a sentire gli altri. Come veramente un bambino che ha bisogno della mamma ogni 5 minuti, no? E oggi io mi sento di ringraziare loro, la struttura e tutti, perché è grazie spesso anche al dolore degli altri che sono riuscito a vivermi il mio. È un lavoro introspettivo che fai con gli altri, però. E quindi questo ti permette di non essere solo, di non sentirti solo, ma poterlo affrontare come una persona normale. Perché quando tu condividi una cosa con una persona che è una tua esperienza di vita, che anche un'altra persona ha condiviso, quello ti avvicina, non ti può allontanare, no? E allora magari lì può nascere un abbraccio, può nascere una lacrima, possono nascere queste cose, quello è il senso della famiglia, no? Che non vuol dire ci penso io, ma ti sostengo in quello che fai. Con la fatica di tutti i giorni, questo è il senso della famiglia che sto ritrovando, insomma non è che dici l'ho trovato, sto cercando di darmelo quotidianamente, e giorno per giorno vedo che questa fatica mi premia, essendoci una forza tu fare le valigie e andare via quando vuoi. Ci sono stati dei momenti duri e difficili, non posso dire, però oggi per me non è facile, però sono contento di questo, cioè mentre prima magari dalla paura sarei scappato, mi sarei rifugiato in, oggi invece dico meno male che c'è questa cosa, stavo per dire una parolaccia, ma ho voluto dire, dico cazzo meno male che c'è, perché veramente l'ho detto, a questo punto l'ho detto. Noi usiamo moltissimo le attività che li riportino al corpo, già la mattina in reparto alle 8:30 la prima attività che facciamo è un'attività corporea, dove ginnastica semplicissima, molto leggera, ma con la possibilità di ascoltarsi. Io spesso infatti dico non è l'esercizio che mi interessa, che voi portiate a termine, ma che per arrivare là voi vi ascoltiate, ascoltate come si muovono i muscoli, come si rilassano, come lavorano, quali muscoli stanno lavorando. A volte magari gli faccio fare gli addominali, magari un po' anche intensamente, e alla fine loro dicono Ara, ce li ho ancora, quindi scoprire certo. Delle cose che e tutto quello fa tanto, cioè riempie proprio, ti dà proprio la possibilità di riempire quel vuoto che lascia la sostanza, perché la sostanza comunque lascia il vuoto, e mi hanno insegnato che in natura un vuoto non esiste, viene sempre colmato da qualche cos'altro, per cui se ritornano a vedere che quel vuoto può essere riempito, non colmato ma riempito da cose loro, da cose nostre, da cose che si possono condividere, quindi la fatica, anche il gioco, cerchiamo di farli giocare tantissimo, proprio perché riprendono in mano il gioco non solo come la macchinetta o il grattevinci, ma il gioco come possibilità di collaborazione, di interscambio, di mediazione, di negoziazione. Perché a volte facciamo il gioco e mi dicono ma il senso di questo gioco? E io dico magari non ha neanche nessun senso, lo vediamo alla fine e lo decidiamo insieme quale può essere il senso che ha avuto per noi oggi questo gioco, che magari è diverso da quello che avrà domani se rifacciamo ancora esattamente lo stesso gioco, ma quale senso noi gli diamo, no, a questo gioco.
a differenza del gioco dove perdi sempre, no? Del gioco dei gratta e vinci, queste cose. Qui vinci sempre perché qualche cosa te lo porti a casa. Certo. Te lo porti a casa nel senso, magari sarà arrivata prima l'altra squadra, ma nella tua squadra avrete fatto delle cose per cui è valsa la pena comunque essere lì dentro e starci. 10 anni fa io ero, avevo un po' di tempo libero e il dottore mi dice: ma perché non proviamo a fare allenamento con questi ragazzi? Che secondo me potrebbe essere una maniera per creare gruppo, per creare squadra, per lottare, per... E gli ho detto, vabbè, di tu, facciamo. Allora sono venuto qui a fare allenamento e tutti quanti sono impegnati alla morte. Il dottore si è meravigliato, ha detto: ma come hai fatto? Ho fatto l'allenatore di una squadra che lei mi ha detto di mettere a posto. A me insegnano di sentirmi alla sera soddisfatto per aver fatto un certo tipo di lavoro, che mi creda. Le soddisfazioni che mi hanno dato questi ragazzi sono nettamente superiori a tante altre soddisfazioni. Vincere vuol dire dare tutto quello che abbiamo dentro, vuol dire non fermarsi, vuol dire non... No, vincere è quando dai il massimo delle tue possibilità. Al di là del risultato. Al di là del risultato, non è il risultato, è il tuo atteggiamento e il tuo comportamento. La vittoria è quando ti senti di aver dato tutto. Il progetto è nato su sollecitazione di Emiliano Mondonico, che ha preso contatto con la nostra scuola e ci ha proposto una collaborazione per coinvolgere i ragazzi nelle iniziative che lui segue ormai da alcuni anni. Abbiamo aderito molto volentieri, con entusiasmo direi, perché sappiamo cosa fa il Mondonico in questi anni con varie squadre che allena direttamente o che comunque segue per il tema dell'integrazione, della disabilità, del disagio, eccetera. Quindi ci sembrava giusto che i nostri ragazzi, visto che abbiamo la fortuna di avere in paese una realtà di questo tipo, potessero essere coinvolti in questa iniziativa. Questa mattina sono coinvolti i ragazzi delle terze, l'insegnante e la collega di educazione artistica ha predisposto le squadre, ha selezionato i ragazzi per le squadre per questo mini torneo e lo stesso farà con i ragazzi di seconda che incontreranno sabato la nazionale amputati e con i ragazzi delle prime che avranno un incontro con una squadra di ragazzi down. Con il dottor Cerizza già collaboriamo da anni e di solito fa interventi in genere sulle terze per appunto parlare di vari tipi di dipendenze, negli ultimi anni anche le dipendenze da gioco, da social network, cose di questo genere. Gli interventi che abbiamo fatto negli anni scorsi col dottor Cerizza sono stati molto sentiti dai ragazzi, perché vedere, in genere manda magari come testimonial persone abbastanza giovani che si trovano a fare il percorso di riabilitazione con loro e quindi sentire le loro testimonianze, sentire che magari già a 15-16 anni cominciamo ad avere problemi, sentire il percorso che hanno fatto, quanto tempo ci hanno messo per rendersi conto di avere un problema e per poi cominciare un percorso di riabilitazione, devo dire che li lascia perplessi al momento, li stupisce e poi riflettono su queste cose, questo quindi è importante secondo me. Come è finita la partita prima? No, mi ero distratta, non lo so. Hanno perso, però non so a quanto esattamente. Benissimo. Io ho sempre trovato molta collaborazione, questa collaborazione sta migliorando di anno in anno. Io mi sono chiesto, e questo non ho mai avuto il piacere di sapere la reazione, cosa hanno pensato e cosa hanno visto quando per la prima volta, forse perché non era mai capitato, chi controllava l'orario del cartellino ha visto inizio del lavoro alle 11 di sera, terminato alle 3:30 del mattino. Operatori che arrivavano a lavorare e finivano, non ha detto, non gli infermieri di turno. Devo dire che l'hanno chiesto con molta delicatezza perché avevano paura e quando gli ho risposto siamo andati in discoteca,
Devo dire che cosa hanno provato non lo so, ma hanno cercato di essere, di rimanere quasi non, di non fare impassibili. Non hanno fatto commenti. Ma posso immaginare che hanno detto Dio, questo è, ma, e hanno accettato la spiegazione che se devo aiutare a rivivere particolarmente i giovani, ma portavo in discoteca tutti, esattamente come nel campo di pallone. Noi qua abbiamo una grande discoteca che ci ha aiutato, che è Magica. E se io lunedì sera portavo in discoteca tutti gli ospiti qui, nessuno escluso, era perché potevano ritrovare un giorno a casa, attraverso un momento di divertimento, un momento ad una discoteca che è, una riappropriazione di vecchi ricordi per i più anziani e finalmente una discoteca un po' sana per i più giovani. Non ho mai ricevuto da nessuno una manifestazione che poteva essere una frase, un richiamo, che potesse far pensare ad una sorta di disprezzo su quello che si stava facendo. No, io ho avuto sempre una massima attenzione, quindi non posso che ringraziare tutti i miei colleghi perché ho ricevuto una collaborazione infinita. E ti dico, meno male che sono capitato a Crema. Poi che abbiano pensato o che pensino che un po' matto lo sia, non trovo nessuno perché lo penso anch'io.